Lui è già partito, ok? Sì. Non so se è sufficiente questa lama, ma potrebbe. No? No, la pellaccia è troppo dura. Ma tu te lo ricordi con chi hai a che fare? Bene, torniamo un attimo. Facciamo finta di essere seri, sì. Un attimo. Facciamo finta. 30 secondi. Sì. Buonasera a tutti carissimi amici di HP Bikers. Icibidu. E Meu Meu. Spipolini. Esattamente. Stasera siamo qui per fare un unboxing. Un unboxing che praticamente decreta l'inizio del progetto che noi abbiamo in mente per l'anno prossimo e che voi scoprirete solo seguendo gli unboxing, perché logicamente questo è il primo di una serie di unboxing che ci porteranno alla risposta finale di cosa faremo noi nel 2020. Lui regge il pacco, io uso il taglierino. È così oscuro. Detto così effettivamente era proprio brutta, sì sì, era proprio brutta. Quelle rosa sulle dita, ricordate. Sì, me lo sono ricordato un paio di volte anch'io nei miei unboxing solitari, tipo. Allora, quest'oggi unboxiamo i prodotti di Kedra Tea, che noi per comodità chiamiamo Kedra sempre, però comunque è Kedra Tea. Questi qua sono utili per spaventare la nonna. Li vuoi? Oh sì. Ok, sono tutti tuoi, sai, guarda. Sai che infatti le faccio io. Bene, allora te li metto qua da parte. Allora, abbiamo del Pluriball. Abbiamo un sottotuta in dry yarn che passeremo a testare quando saremo pronti per testare tutti questi oggetti. C'è un oggetto per me e un oggetto per lui. Cioè, roba per tutti. Ci vogliono tanto bene. Esatto. È una cosa che ci tengo subito a dirvi è che questi sono completamente senza cuciture. Quindi quando voi li mettete sotto qualsiasi cosa, perché comunque questi prodotti qui Kedra produce anche prodotti per l'inverno, quindi sotto caschi anche scaldacolli, invernali e tutte queste cose qui, insomma non vi daranno fastidio le cuciture, per farla breve. Tutte le cose che i motociclisti di quattro stagioni fanno sempre piacere. Esatto. E però passeremo a dirvi, diciamo, tutti i dati tecnici di questi prodotti nella recensione ufficiale. Adesso ve li facciamo vedere. Allora, qui c'è invece un altro sottotuta non in dry yarn, quindi in altro tessuto microforato senza cuciture, sempre è poliestere riciclato per la precisione, quindi abbiamo anche un prodotto bio ecosostenibile. Notare la dimensione, tipo io, lei e la scatola, sono tutta. E siamo l'articolo il e abbiamo l'articolo il qui, perfetto, grandioso. Passiamo oltre. Vadi. Lei estragga il suo. Allora, qui abbiamo sottocasco microforato con carbonio, quindi se avete un casco in carbonio potrebbe fondersi con questo. Diventiamo full carbon. Ovviamente sto scherzando, non è vero. È semplicemente una cosa molto molto carina, molto traspirante, qui mi mettono a livello termico leggero, quindi tecnicamente non è invernale, ovviamente non è da mettere sotto un casco quando andate a sciare, quindi il problema non sussiste, anzi meglio che sia di livello termico leggero, specialmente per me, perché io giro prevalentemente d'estate e quando fa caldo muoio. Qui invece ne abbiamo un sottocasco microforato senza cuciture in dry yarn, okay. Lo stesso materiale di cui ho fatto il sottotutto sostanzialmente. Esattamente, sì. Quindi abbiamo anche materiali differenti. Livello termico leggero, traspirabile e batterio statico. Anche questo è batterio statico, quindi non ci verranno le pulci. Esatto. Benissimo. Cosa molto quindi importante. Due ottimi sottocaschi, poi passeremo ad aprirli, questi ve li faremo anche vedere. Dare una sbirciata perché siamo delle scimmie curiose. Esatto. Qui abbiamo l'anticipo per l'Epifania. Esatto, così le mettiamo sotto il caminetto e speriamo che si riempiano di tanti regali. Le imbottiamo di dolci e diventiamo obesi. Esatto. Calzine traspiranti leggere e sottili, quindi estive. Io direi di cominciare ad aprire i prodotti. Sono carinissime, io le molto trovo belle. Veramente molto carine. Sono lunghissime, tipo arriveranno al ginocchio a me,
sono elasticissime. Comunque molto belle, direi, questi, con questo colore sono molto accattivanti. Sì, sì, queste, sì. Questo bianco e verde molto molto carino. Mi piace il fatto che siano molto elastiche, perché così indipendentemente dalla dimensione della vostra gamba andranno sempre bene. I prodotti da vedere così, e ve lo dico cioè proprio molto sinceramente, sono qualitativamente molto belli, quindi ovviamente non ci resta che provarli. Molto molto leggero, niente cuciture, made in Italy, giusto, una cosa molto importante. Lui intanto se lo infila su, io no, perché sennò i miei capelli vanno a farsi benedire. Tutto made in Italy, non comprate all'estero. Made in Italy, ragazzi, supportateci. Esatto, supportate HP Biker, supportate Kedratti. Ovviamente vi lascio il link qui in sovraimpressione, anche in descrizione, per andare a comprare i prodotti di Kedratti. Avremo anche un codice sconto che, se ce l'ho già, vi metto in sovraimpressione, ovviamente, così siamo tutti più felici. C'è anche il loghino qua, non so se l'hai visto, ma è il loghino sulla fronte. Il cartellino che mi rimbalza sul cranio. Ah vabbè, quello fa un po' Natale, dai. Molto molto confortevole, devo dire, ora che l'ho provato. Molto. Questo c'è stato dentro per il pelo dell'uovo, tipo. Sì. Ah, sembra quasi di lana. Adesso tipo. vedi che apro il mio, esplode. Esatto. Ma quanto è grande. Il mio è comodo dentro, che bello, che carino. No, il mio è spiccicato dentro, vabbè, ma il mio è da donna. Qui c'è una bella cerniera che non si vede neanche quando è chiuso. Tipo, guarda che roba. Cernierina che va giù, giù, giù. Fin dove arriva? Più o meno fino a... all'inguine, circa. Qui si apre, probabilmente perché va bene anche per gli uomini bassi, ecco, che devono fare pipì, tipo. E quindi io non lo aprirò mai a questa altezza, ma gli uomini probabilmente sì. È veramente elastico, molto molto elastico. Molto bello. Molto, così molto, occhio molto non ci direi mai che c'entro qua dentro. E invece ci entrerai, perché è tremendamente elastico, ma veramente tantissimo. È un tessuto veramente molto particolare, non vedo l'ora di provarlo, sinceramente. È talmente leggero che sembra privo di peso. Sì, anche questo, cioè pesa niente. Anche perché comunque quando dovete infilarvi una tuta si sa che il peso non è che sia propriamente zero. Beh, che ce l'hai addosso, però quando poi la prendi in mano così dici, ostia, come sì, fai a... No, ma anche per dire, quando ti devi vestire, non so, invernale per esempio. Insomma. Sulla cerniera, no, che sembra l'omino Michelin quando vado in giro in moto. Esatto, no, e quindi voglio dire, lo spazio e il peso sono importantissimi, assolutamente. Non ce la farò mai a rimetterlo dentro come era prima. Rassegnati. Ma fa lo stesso, non è un problema, io lo infilerò in qualche modo, più o meno, circa. Circa più o meno quasi. Non ci sta. No, 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 basta, basta, rinuncia. Quindi, 3 più 3, 6 prodottini per noi. Ringraziamo sentitamente Kedratti per averci mandato questi prodotti per poterli testare e quindi darvi il nostro personale parere, che arriverà quanto prima si spera, perché ovviamente stiamo aspettando dell'altra roba. Comunque voi continuate a seguire gli unboxing per sapere dove stiamo andando a parare, così scoprirete cosa vi attende e cosa ci attende, soprattutto cosa ci attende. E voi vi divertirete molto, immagino. Ci speriamo, è quello il nostro obiettivo. Esattamente, magari anche questi unboxing saranno più divertenti, visto che non li faccio da sola. È molto probabile. Quando porto il collo ci sono io, vigio l'ignoranza. È bello così. Grazie di cuore, Kedra. Spero vivamente di testare anche altri loro prodotti e portarvi anche altri video su, magari, non so, cose invernali o... qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi cosa vorranno in seguito mandarci dopo che avremo recensito questi. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video unboxing, motovlog, qualsiasi cosa, video ludico. Qualsiasi cosa video. Esattamente, qualsiasi cosa ci viene in mente di videare. E meu meu da HP Biker. Iscrivetevi per non perdervi nessuna news, nessun video. Nessuna news, esatto. Ovviamente schiacciate la campanellina, lasciate like a questo video, lasciate like a tutti i video, commentini, perché noi ci teniamo a sapere che cosa volete vedere. Se volete vedere il biondo ossigenato, che ci terrei a specificare, non è biondo ossigenato, è una decolorazione, avevo fatto i capelli bianchi. Specifichiamo. E dopo aver specificato questa cosa, al prossimo video! Al prossimo video!